avere qui a Reggio Calabria, all'Accademia del Bergamotto, al Museo del Bergamotto, un premio Nobel che aderisce al progetto dell'Accademia e diventa ambasciatore per l'Accademia del Bergamotto nel mondo, per noi è stato veramente un traguardo inaspettato. Non ci immaginavamo mai, quando abbiamo iniziato, che anche un premio Nobel avrebbe accettato di diventare ambasciatore del Bergamotto di Reggio Calabria, ma poi i premi mondiali di pasticceria, di gastronomia, veramente c'è stato il massimo. Abbiamo avuto scienziati di spessore nazionale e internazionale che hanno aderito al nostro progetto di promuovere il Bergamotto di Reggio Calabria. Lo fanno tutti senza alcun secondo fine, lo fanno tutti con passione, li abbiamo coinvolti a tal punto che sono entusiasti e che già si prenotano per il prossimo Bergafest di un altro anno. Well, I'm very new to the world of Bergamotto, actually I didn't know about it. Quindi il problema principale è ovviamente un primo approccio con le problematiche del Bergamotto, e per questo suo interesse l'indicazione come uomo dell'anno dell'Accademia del Bergamotto, grazie a una serie di attività di ricerca che sono state fatte e che sono in atto anche in collaborazione col suo laboratorio, saremo in condizione di dimostrare ulteriori effetti e benefici di questo fantastico frutto che stiamo scoprendo ogni giorno in pratica. Intanto grande soddisfazione per il fatto che una persona di assoluto prestigio internazionale come il premio Nobel Aaron Chicknover ha accettato di essere presente con noi, ma anche di condividere queste esperienze di ricerca nell'ambito degli utilizzi del bergamotto dal punto di vista della salute, e di essere un testimonial, diciamo, d'eccellenza per quanto riguarda il bergamotto nel mondo. Il premio è molto interessante quando è premio vero, dato con il cuore perché meritato, e io sono molto felice perché è stato dato col cuore, meritato pure perché ritengo di aver fatto un bel lavoro, un lavoro che parte dal 2005, che abbiamo completato l'anno scorso, quindi sono particolarmente felice per il lavoro e altrettanto felice poi per il premio. Sono assolutamente onorato di questo riconoscimento, per me è veramente un pregio aver ricevuto questo premio oggi, perché diciamo, è una testimonianza del lavoro che noi facciamo tutti i giorni diciamo, valorizzare quelle che sono le eccellenze italiane come un prodotto, tipo un prodotto come il bergamotto. La formazione rispecchia oggi realmente la risposta a tutto il periodo che abbiamo attraversato, e nel nostro mestiere di formatori, quindi di scuola, cerchiamo di formare le nuove generazioni attraverso le migliori tecnologie, i migliori ingredienti e la cultura soprattutto del Made in Italy. Beh, sicuramente è un premio importante che fa parte della nostra cultura italiana, del nostro settore, per grandi professionisti, e che veramente sono onorato e emozionato. C'è un vecchio detto o una frase celebre di Picasso che dice che se puoi sognarlo è realtà, e questa volta è realtà.